Carl Felix Wolff, Storie e leggende delle Dolomiti. La Salvaria. Nei dintorni di Andraz viveva un contadino che abitava in una casa sul limitare di una foresta. Un giorno, mentre era nel bosco a tagliar legna, vide una fanciulla che coglieva fragole. «Che ne vuoi fare di quelle fragole?» le domandò. «Le porto a mia madre», rispose la ragazza. «E dove abita tua madre?» «Lassù, nelle grotte fra le rocce». «Ma perché abitate tra le rocce? Non avete una casa?» «Dobbiamo accontentarci di stare lassù, perché siamo salvarie. I vostri antenati ci hanno cacciate là, sui monti». Così dicendo, scomparve tra i cespugli. Da quel giorno il contadino la incontrò spesso, sempre nello stesso punto, e parlò di nuovo con lei, e ogni volta più volentieri. Per farla breve, alla fine la fanciulla gli piacque così tanto che andò dal parroco del paese per informarsi se si poteva sposare una salvaria senza peccato. Il religioso rispose: sì, si poteva benissimo, a patto che la fanciulla si facesse battezzare. Allora il contadino tornò nel bosco e chiese alla fanciulla se voleva farsi battezzare e poi sposarlo. Disse sì, a condizione che l'uomo non le chiedesse mai quale fosse il suo nome. Il contadino promise e poco dopo le nozze furono celebrate. Fino a quel giorno non si era mai visto un contadino di Andraz sposato con una salvaria e la gente diceva che da quell'unione non poteva venirne fuori nulla di buono. Per 7 anni i due vissero d'amore d'accordo. Tuttavia l'uomo era sempre curioso di sapere quale fosse il nome di sua moglie, ma non osava chiederlo, in obbedienza alla promessa fatta. Dopo 7 anni di vita tranquilla e felice, un giorno il contadino vide nel bosco un'altra fanciulla sconosciuta e le domandò se anche lei fosse una salvaria. «Sì, perché me lo domandi?» rispose la ragazza. «Per caso ne conosci già un'altra?» «Ne conosco una abbastanza bene», disse il contadino ridendo. «Oh, si chiama forse Lonca, quella che conosci tu?» «Lonca?» disse l'uomo. «E chi è?» «È una salvaria che ha sposato uno di Andraz». Quelle parole furono una rivelazione per il contadino, che disse fra sé e sé: «Finalmente so come si chiama mia moglie». Tornando a casa, le gridò da lontano: «Lonca! Lonca!» Appena la donna udì il suo nome, si fece pallida. Corse alla porta e disse: «Oh, povera me! Ora devo lasciarti! Devo lasciare anche i miei bambini e tornare sui monti!» Il contadino non voleva crederle, voleva trattenerla, ma ormai era troppo tardi. La donna era uscita di casa e correva su verso i monti, dove rimase per sempre. Di tanto in tanto, quando calava la sera, tornava per mettere a letto i suoi bambini. L'uomo allora si sedeva davanti alla tavola e la guardava con tristezza. Dopo un po' di tempo, la donna lo pregò di non guardarla più a quel modo e di andarsene. E poiché lui non volle obbedire, la salvaria continuò a venire, ma si rese invisibile a tutti, anche al suo sposo. Solo i bambini, prima di addormentarsi, la sentivano rimboccare le coperte e accarezzarli. Andò avanti così fino all'ultimo giorno di quell'anno. Poi la donna non tornò più. Dedicata a Sandro Zartini.